Guido Olivares. Buon pomeriggio a tutti e che il processo abbia inizio. Racconteremo la storia di due coetanei, Chiara e Raffaele. Loro, la loro storia d'amore è iniziata 2 anni fa, è durata per ben 2 anni e fino a quando, 6 mesi fa, vediamo cosa è successo. Allora, è successo circa 6 mesi fa, un venerdì sera conobbi un ragazzo in discoteca, appunto Carmine, e poi diciamo da lì siamo diventati amici e poi vabbè è nata tra di noi una relazione. Io e Raffaele in quel periodo diciamo stavamo attraversando una situazione un po' di crisi e come mai stavamo affrontando questa situazione di crisi? Non eravamo, eravamo in disaccordo su molte cose e avevo bisogno un po' di uno svago, diciamo, tra virgolette. E quindi, diciamo, ho iniziato, ho intrapreso una relazione con Carmine ed è andata avanti. E, diciamo, questa storia è andata avanti per 2 mesi, fino a quando un giorno... Ma Raffaele sapeva di questa relazione? No, assolutamente no. E fino a quando poi un giorno, una mattina, Raffaele esce di casa per andare a lavorare e poco dopo a casa ospito diciamo Carmine e trascorriamo diciamo un po' di ore insieme. E dopo che è successo? E mentre eravamo in camera ad un tratto abbiamo sentito la porta aprirsi, è arrivato appunto Raffaele e io ho fatto nascondere Carmine nell'armadio. Raffaele è entrato in camera e ha trovato la giacca di Carmine che aveva dimenticato lì e diciamo mi ha chiesto spiegazioni. Io